opero con la motorizzazione civile da 40 anni. Ho un'attività da 40 anni aperta nel febbraio 78 e oggi mi trovo a queste condizioni. Io sto lavorando, ma non potendo riscuotere i miei soldi onesti che mi guadagno giornalmente, perché la motorizzazione civile purtroppo ha bloccato gli sportelli agli utenti perché non hanno gli slot aperti e non danno le giornate per poter fare i collaudi. Io ho privati che non possono circolare con le proprie autovetture perché la motorizzazione civile non prenota l'operazione eseguita. Abbiamo avuto un incontro con il direttore, io ho avuto tre colloqui con il direttore, automaticamente, ma no, come si suol dire, preso in giro. Mi ha detto che la situazione era drastica perché loro non hanno personale per poter sopperire a queste richieste. Non è questa la risposta giusta che comunque mi può scusare i miei clienti e non farli circolare con le proprie autovetture perché gente che si sta affittando le vetture per poter andare a lavorare. E ormai siamo arrivati ad un punto di, spero, di non ritorno. Stiamo cercando di risolvere i problemi con le istituzioni e con il direttore di Roma, il direttore di Frosinone, perché a seguito delle vicende già del 2016 abbiamo avuto grossi problemi a livello di lavoro, a livello organizzativo, a livello di rispondere in tempo reale all'utenza che ovviamente ha necessità e bisogno dei nostri servizi, tipo quello che può essere una revisione, un collaudo, cioè una possibilità per principalmente le ditte di trasporto e tutto l'indotto che ci gira intorno, di poter lavorare. Comunque, volendo intanto riuscire a dare un minimo di servizio all'utenza, bisogna che ci si rivolge o agli uffici provinciali della motorizzazione limitrofi, tipo Latina e Roma, che comunque vivono una situazione non perfetta, ma sicuramente migliore della nostra, oppure quando c'è disponibilità, perché bisogna dirlo, quando c'è disponibilità nei centri privati, con un aggravio economico ovviamente. Adesso attualmente abbiamo da fare 5 collaudi di veicoli industriali allestiti, già finiti, da consegnare ai clienti, per cui la somma totale dell'investimento si parla di 500.000 euro, che sono fermi lì, che io non posso consegnare, quindi non consegno, non prendo i soldi e rischio la mia attività di prima persona perché non posso fare i collaudi. Questa è la situazione attuale che abbiamo, insomma. Se continua così saranno costretti ad andare a servirsi di altre officine per andare a fare questi lavori e quindi non si serviranno più da me, insomma. Però io adesso ho le macchine finite in officina che aspettano il collaudo e non lo possiamo fare. Che purtroppo non, tutto fermo, ecco. Questa è la situazione. Qual è la difficoltà che riscontrate? Abbiamo cominciato la revisione. Lei ha molti mezzi, no? Molti mezzi, sì. E quindi senza revisione qui non devo possono circolare i suoi mezzi. Devo fermare. Niente, sono venuto per la terza volta a prenotare. E mi hanno detto, ascoltate, è bloccato, se ne parla l'autobus. Io fino a ottobre tengo i buoni fermi, non ho capito. Quindi si creeranno danni gravissimi. Chi li pagherà questi danni? Ah, non lo so, sempre pantaloni.